E le amiche che hai portato in vacanza ogni volta, hai detto no, ogni volta un'amica diversa. Una volta un'amica diversa, che poi fino a un certo punto, perché per esempio sono venuta con un'amica quest'anno che è già venuta 2 anni fa e quindi è ritornata volentieri anche lei, per cui insomma si ritorna volentieri. Bene, questo mi fa molto piacere, anche perché quello che stiamo cercando di far passare come messaggio e come punto, come peculiarità, ecco, della nostra zona è proprio questa, cioè della tipicità che consente alle persone di sentirsi, anche se vuoi, no, in vacanza protetti, in un ambiente che quasi ti fa sentire, no? Protetti. Esatto, protetti, insomma, sicuri, sereni, rilassati. Considerati. Considerati, chiaramente. Dopo un anno di lavoro è perfetto. E poi in un periodo come questo, no? Dove particolare, chiaramente. Si cerca veramente di trovare un angolo di mondo dove ci si possa sentire a casa. Assolutamente. In un periodo come questo io comunque non ho rinunciato a venire almeno una decina di giorni qua. Quindi per me è importante, essenziale. Quindi ringraziamo prima di tutto Tiziana, perché sicuramente è riuscita a creare questa. E lei che riesce a creare un ambiente di questo tipo, come lei è proprio brava. Quindi anche questo è un albergo che ha Tiziana, l'albergo da tanti anni, quindi è uno dei classici alberghi dove c'è da questa. Da tanti anni, da quello che ho riscontrato, perché ci sono persone che vengono e mi dicono è dall'80, è dal 90 che vengo qui, quindi insomma sono tanti anni. Per me sono 5, ma la gente ritorna, quindi evidentemente c'è qualcosa che. Quindi forse anche questo, no? Il fatto che la gestione sia familiare e passando di generazione in generazione garantisce un certo tipo di servizio. Un certo tipo di servizio è quello che dicevo prima. Bene, Daniela. Questo per quello che mi riguarda, chiaramente. Benissimo, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento e salutiamo Daniela e le auguriamo una buona vacanza. Perfetto, grazie mille, grazie, va bene. Buona serata. Grazie.